Così, molti anni più tardi, dopo la morte di Ignazio, Antonio Francisco divenne, con l'approvazione di tutti i musicisti, il maestro di cappella dell'Irmandade dei Mulattos. Già allora Antonio Francisco era conosciuto come compositore a São João del Rei. Le sue composizioni erano di grande valore e naturalmente si notava l'influsso della scuola napoletana. In più era un grande conoscitore degli strumenti. Oltre alle composizioni che faceva per conto suo, doveva fornire musica per 3 chiese della città. In più doveva suonare alle feste private e pubbliche, ai matrimoni e ai funerali. Tutto ciò doveva compierlo accanto al suo lavoro di insegnamento ai giovani talenti, che egli spesso reclutava dalla grande massa degli schiavi. Un po', piano poco. Comincia di nuovo, tá? Che sto accompagnando qui. Nesse compasso qui, tá? Vai, vai di nuovo. No, no, di nuovo, no, nesse mesmo compasso. Qui a São João del Rei ed anche in tutte le altre città vennero fondate le Irmandades, le confraternite, da che il governo portoghese proibiva l'accesso agli ordini ecclesiastici in Minas Gerais, temendo che con l'aumentare del potere della Chiesa sarebbe stato più difficile mantenere il controllo in quella ricca regione.